Presidente Toma, la Corte dei Conti ha fatto, come di consueto, oramai da molti anni a questa parte, osservazioni sul bilancio regionale. Parliamo del bilancio 2018 e tre sono sostanzialmente i temi principali sui quali è intervenuta la Corte: sanità, assunzioni e partecipate regionali. Io ho fatto un intervento finale all'udienza in cui ho chiarito anche la posizione della Regione, però devo dire che sin dal maggio del 2019 di quest'anno abbiamo intrapreso assieme alla Corte dei Conti un percorso per il riallineamento dei conti. Insomma, l'eredità è pesante. Pensi solo ai debiti fuori bilancio che la Regione Molise ormai da anni non seguiva le procedure corrette. Abbiamo concordato per rimettere, ripeto, in linea le procedure. Poi pensiamo alle partecipate. La Corte mi ha dato una grande apertura perché ha preso atto che c'è in questo momento una riorganizzazione della governance delle partecipate ed una revisione di quelle non strategiche. Su questo è stata chiara la Corte. Per quanto riguarda le assunzioni, abbiamo rappresentato alla Corte che nel 2018 eravamo comunque in equilibrio, per cui questioni superabili e superate. E sulla sanità teniamo presente che la sanità è in mano ai commissari, quindi noi ci limitiamo a trasferire le risorse. La Corte ha rilevato che nonostante il commissariamento i conti della sanità non sono a posto, ha rilevato la mancata approvazione del bilancio consolidato da parte del commissario, cosa abbastanza seria perché non si capisce il motivo per cui non l'hanno adottato. Insomma, ci sono anche delle criticità che andrebbero contestate ai commissari. Ha rilevato quindi l'anacronisticità del commissariamento così come è concepito ora. C'è una via di uscita, quale? Prima di tutto rimettere in mano alla politica quella che è la gestione della sanità, perché non si può lavorare con l'accetta, non si può lavorare soltanto sui conti, ma si deve lavorare anche sui bisogni, sulle esigenze. Per la verità io sarò a presiedere la conferenza delle regioni e parleremo appunto anche del patto per la salute, parleremo anche delle problematiche del commissariamento. Penso che ci saranno problemi ad accettare il patto proposto dal governo. Poi vi terrò informata l'opinione pubblica molisana sulle questioni relative anche ai commissariamenti, ma principalmente a che cosa sarà la sanità italiana e quella molisana in particolare.